Vabbè, grazie, ciao. Allora, partiamo. Buonasera a tutti. Sono Aurora Scala, presidente dell'Associazione Mazziniana di Padova e Rovigo e oggi siamo qui riuniti per la conferenza su Ippolito Nievo. Ippolito Nievo, 1831-1861, data di nascita, data di morte, quindi 160esimo dalla sua morte, però sono 190esimo anche dalla sua nascita. Quindi 30 anni intensi. Noi lo vogliamo onorare soprattutto perché è stato un grande patriota, oltre che un grande scrittore, quindi un seguace delle idee mazziniane e soprattutto è nato a Padova. Ancora adesso noi abbiamo la lapide, no, che cita appunto il suo nome, questa è ed è in fondo a via Belzoni, non so se voi siete mai passati, mi sembra che adesso ci sia il palazzo Querini, insomma, no? Mi sembra, insomma, e lo studentato, sì. Quindi Nievo, oltretutto da Padova, anche dedicato a Nievo, il primo liceo scientifico, il più antico liceo scientifico di Padova, che è appunto il liceo scientifico Nievo. Quindi è doveroso da parte dell'Associazione Mazziniana, a nostro parere, dedicare questa giornata a questo grande, diciamo così, scrittore, perché nel suo libro fondamentale, Le confessioni di un italiano, che poi è stato pubblicato postumo, però insomma è un'opera di Italo Svevo, in quest'opera c'è tutto il risorgimento, non è soltanto un romanzo d'amore come molti, no, vogliono far passare, ma è soprattutto un romanzo storico in cui le vicende del protagonista Carlo Altoviti, no, spaziano dalla fine del 1700 fino al 1858, per cui prende, no, un po' quelli che sono stati gli anni fondamentali, no, del nostro risorgimento. Infatti lui è nato in un periodo, nel 1831, abbiamo detto, in cui ci furono i moti, no, che ricordiamo tutti, e moti fondamentali che, anche se poi hanno avuto insomma, sono stati eventi che purtroppo non si sono conclusi bene, però insomma hanno dato l'avvio a tutta una stagione, poi quella del 48, quello del 59, del 49, che ha influito moltissimo poi sulla nascita della nostra dell'unità dell'Italia, e che lui ha potuto vedere appena compiuto, no, perché è morto appunto nel 1861. Quindi onore e molta considerazione per questo grande scrittore patriota, e ne parleremo col professor Marco Chinaglia. Vi dico due cose proprio del professore. Lui si è specializzato col massimo dei voti in storia contemporanea presso l'Università di Bologna. Adesso è professore di filosofia, di storia e filosofia presso il liceo statale Roccati di Rovigo, e ha lavorato molto in collaborazione con enti pubblici e privati, oltre a svolgere un'intensa attività in iniziative culturali, presentazioni di volumi, mostre, conferenze, visite guidate, rievocazioni storiche nel territorio veneto. Autore, insieme ad altri studiosi, di alcune pubblicazioni di storia locale e collaboratore di diversi periodici culturali. Già membro della Commissione Cultura e Beni Culturali dell'ANCI Nazionale, e attualmente tra gli incarichi componente del Comitato Scientifico del Consorzio Università Rovigo e presidente dell'Associazione Amici di Garibaldi con sede a Lendinara, oltre ad essere un membro del direttivo della nostra associazione, dell'Associazione Mazziniana. Marco, a te oltretutto lo considero quasi un mio allievo, lo dico sempre perché ho ottenuto gli esami, no? E lui si è praticamente passato di ruolo, no?
in quella fase in cui io ero presidente di commissione, no, per storia e filosofia, per le docenze di storia e filosofia. Quindi, caro Marco, inizia e complimenti sempre, ti Grazie, ringraziamo grazie, molto per grazie, essere grazie a venuto da voi, Padova. grazie a voi. Grazie intanto perché appunto Aurora ricordava questo aneddoto, no, che ci ha fatto anche un po' conoscere, per sviluppare comuni interessi risorgimentali, ma in verità io pur essendo molesano sono legatissimo a Padova perché ho lavorato al Modigliani, al Selvatico, al Fermi, insomma, in moltissimi istituti di questa città, mia madre è originaria di questa provincia, insomma, sono molti gli elementi comuni, compreso questo palazzo, perché Palazzo Moroni è stato progettato da un grande ingegnere di Adria, ingegnere Giovanni Battista Scarpani, nei primi del Novecento, quindi molti sono i collegamenti. Non più di un paio di mesi fa, forse c'era anche qualcuno di voi, abbiamo fatto anche due bellissimi incontri all'Indinara e a Frattapolesine nella riscoperta di queste storie risorgimentali così importanti. Quindi grazie di questo invito, saluto anche chi ci segue a distanza, saluto anche se non è presente perché mi hanno mandato i suoi saluti personali, verso Muraro che è impegnato in altre attività in questo momento. E questa sera parliamo di Nievo e vorrei iniziare subito con una provocazione che va detta. Le nostre attività culturali sul risorgimento sono anche attività, visto che sempre la si invoca, che non c'è, non si fa o si fa male a scuola, di educazione civica. Perché dico questo? In questo clima, a volte veramente becero, passatemi l'aggettivo, di revisionismo sul risorgimento, se voi cercate Ippolito Nievo su Google o su YouTube, vi vengono fuori pochissime informazioni sulle confessioni. Mi vengono invece fuori tutta una serie di teorie complottiste o pseudo-complottiste sulla sua morte. E questo è diventato negli ultimi anni lo sport più praticato nei confronti di questi personaggi. È stata una morte dolorosa. Nievo non ha visto l'Italia Unita perché muore il 4 di marzo del 61. Tutti sappiamo che l'Italia Unita viene proclamata, ovviamente senza il Veneto, il 17 di marzo. E però perdere la dimensione di questo grandissimo intellettuale, fra l'altro legato al Polesine da un altro fatto che poi diremo, perché è una polesana la scrittrice che pubblica per la prima volta le confessioni, insomma, credo che sia qualcosa che meriti una migliore riconsiderazione. Ippolito Nievo era sì padovano, però Padova l'ha vissuta pochetto, diciamoci la verità. È molto rilevante però notare come gli altri due poli geografici della vita di Nievo e quindi anche delle confessioni siano da un lato il Friuli, e questo mi Grazie. fa piacere dirlo anche perché siamo reduci dal ricordo intenso del centenario del 1098, che secondo me è stato l'ultimo grande momento dell'Italia liberale risorgimentale. C'è un aneddoto che va di due cose vanno dette nel 1098. Che Maria Bergama sarà ebrea, tanti se lo dimenticano questa cosa, compreso Vittorio Emanuele III se lo dimenticò, che poi firmò le leggi razziali. E all'altare della patria, il 4 novembre del 21, non c'era Benito Mussolini, che un anno dopo sarebbe diventato il capo indiscusso e poi il dittatore dell'Italia. Questo è significativo, proprio perché quel gesto fu l'ultimo gesto dell'Italia liberale, risorgimentale, mazziniana, laica, perché è un rito religioso, ma laico. Questo va sottolineato. L'altro polo della famiglia Nievo è la Lombardia. Il manoscritto autografo delle confessioni si trova nella biblioteca di Mantova. E anche questo non è un caso, perché evidentemente siamo in uno di quei centri del quadrilatero fortificato. Pensiamo a Goito, pensiamo a Portatone, pensiamo a Montanara, pensiamo a Custozza, purtroppo in negativo in quel caso, nei luoghi c'è a Solferino, San Martino, nei luoghi centrali della vita e della vicenda del nostro risorgimento. Contrariamente alle mie abitudini, io sono un storico, insegno, come si diceva, anche filosofia, non insegno italiano, però questa sera viverò un po' sull'ambito letterario, perché secondo me è un testo che, ripeto, è stato un po' dimenticato, ma che è un romanzo assolutamente particolare, anche proprio dal punto di vista dei generi.
Preciso che per motivi tecnici non riusciamo a proiettare le slide, però se qualcuno è interessato poi le posso fare avere tranquillamente. Penievo nasce nel 1831, l'anno di Ciro Menotti, l'anno della fondazione della Regione d'Italia, che nasce appunto dal progetto abortito della carboneria. Ma per parlare delle confessioni, secondo me bisogna fare un salto indietro. Ossia al gennaio del 1816, quando compare, questo lo conosciamo, ecco, si sente? Spero di sì. Sì, sì. E quando Madame de Staël dice queste parole, ovviamente ha in mente dei precisi modelli. Uno su tutti, va citato perché è diventato un po' un punto di riferimento per quell'epoca, è quello di Sir Walter Scott, quindi l'Ivan, l'Inghilterra, e qua un po' mi viene in mente Mazzini, insomma, l'Inghilterra è stata la sua seconda patria. E quella polemica tra classicisti e romantici è evidentemente sotto sotto una polemica fra aristocratici e borghesi, o perlomeno quella parte più retriva dell'aristocrazia. Avete visto l'esempio che ha fatto tra i carbonari, c'erano dei nomi, Conte Antonio Fortunato Roboni, poi vittima dello speciale, addirittura un prete, Don Marco Fortini. Quindi non è proprio vero, cioè come sempre, insomma, ognuno di noi ha le sue attitudini, schematizzare non fa mai bene del tutto. Quando poi, appunto, ripeto, entra in scena Manzoni, io dico sempre che ragazzi a scuola, non dimenticatevi che Manzoni è il genero di, scusate, il suocero di D'Azeglio e il nipote di Beccaria. Insomma, sta in mezzo a due intellettuali, che uomini politici nel caso di D'Azeglio, certamente non secondari. Da quel momento in poi, quindi vedete, siamo nel 27, Nievo nascerà di lì a poco,
il romanzo comincia ad acquisire una sua dignità, ovviamente con tanti rivoli. Appunto, D'Azeglio scrive nel 1833 L'Ettore fino a Mosca, grande eroe nazionale, la sfida di Barletta, questo rapporto sempre di amore e odio verso i francesi, no? E il D'Azeglio, come il Grossi, sono esponenti appunto di una scuola che potremmo chiamare manzoniana. Poi c'è il Guerrazzi che si rifà alla scuola inglese, sono i cosiddetti scottiani e byroniani, anche qua Byron, uomo che poi muore nella indipendenza per la Grecia, ma un uomo molto legato al nostro territorio, aveva una residenza di campagna proprio nelle zone del delta del Po. La scuola francese, quella che poi passa per Stendhal, quindi Rosso e Nero, la Certosa di Parma e poi proprio avanti Balzac. Il romanzo sociale, che in Italia ha una data di nascita ben precisa, il 1839, con Ginevra o l'orfana dell'Annunziata di Ranieri. Aggiungo un'altra cosa, molti di questi romanzi vengono scritti con quella, diciamo, tipologia tipicamente ottocentesca del feuilleton. Lo dico perché sappiamo che il principale cronista della spedizione dei Mille sarà proprio Alexandre Dumas, insieme, non io ricordavo, ad Alberto Mario. Però ecco, Dumas certamente dà quel respiro internazionale a quella storia. Fino ad arrivare al romanzo addirittura psicologico che anticipa un po', c'è ancora Freud, però insomma, anticipa i temi novecenteschi. Guarda caso, il primo caso in Italia è nel 1840 Fede e bellezza di un certo, lo dico apposta, certo, Niccolò Tomaseo. E Tomaseo, abbiamo detto D'Azeglio, sono personalità che hanno sicuramente un peso importante nella vita politica. Perché il romanzo italiano quindi poi ha così fortuna? Ha così fortuna perché appunto è un romanzo popolare. Le confessioni di un italiano, adesso entreremo nel merito, sono sì l'autobiografia di Carlino Altoviti, ma sono anche l'autobiografia di una nazione. Io nacqui veneziano e morirò per la grazia di Dio italiano. Tra l'altro poi c'è una citazione padovana che ricorderò rispetto a questo fatto. Quindi un carattere popolare, l'esigenza di educare il pubblico, mi viene in mente pensando anche alla religiosità mazziniana, una specie di catechismi laici potremmo dire, no? Di cui poi espressione più popolare sono anche opere tipo Libro Cuore, alla fine, quando l'unità sarà fatta, dove non abbiamo la patria, dove abbiamo la famiglia, poi non c'è più Dio, per ovvie ragioni, ma c'è la scuola che prende il posto della religione, oppure le stesse avventure di Pinocchio, lo dico sempre anche a scuole e ragazzi, le avventure di Pinocchio non sono libri per bambini, anche se si perde, perché sono talmente piene di contenuti profondi. Non c'è solo questo carattere popolare, ci sono degli espedienti narrativi che sono efficaci. La facile effetto della suspense, la commozione, l'evasione, la ripetizione seriale dei personaggi e degli intrecci, una psicologia raffinata, sono tutti elementi che fanno diventare questi testi, questi romanzi, popolari. Mi perdonerete una battuta, se c'è una delle poche cose positive che ci ha dato il Covid è che gli aumenti dei libri, delle vendite dei libri, delle librerie è aumentata, complice lockdown. Forse torniamo ad avere un approccio più, diciamo, opportuno anche con la lettura. Il narratore non è più, come dicono i critici letterari, un etero diegetico onnisciente, non è una figura esterna che conosce tutto e parla in terza persona, ma parla in prima persona. È l'io delle rivoluzioni che emerge. La documentazione storica è meno rigorosa, certo, sono sì romanzi storici, ma tante volte si caricano anche di fatti inventati, ma non è che lo si faccia per fare quelle che oggi chiameremo le fake news, si fa per rendere più accattivante il tutto. L'eroe positivo è contrapposto all'eroe negativo, ma questo è un elemento certamente sempre ricorrente. Ecco, fatte queste premesse, noi come possiamo collocare la figura di Nievo? Si ricordavano appunto i Natali, era il 30 novembre del 1831, quando Nievo nasce, quindi siamo anche proprio nel mese giusto.
nel palazzo Mocenigo Guerini, che oggi è appunto una residenza femminile dell'ESU, dello Strattato Universitari Meneghetti. Tra l'altro è un palazzo interessante, il palazzo Mocenigo Guerini, tanto perché lì c'era una chiesa, no? La chiesa di Sant'Eufemia, che era una delle più antiche della città. Questo palazzo viene edificato tra il 1540 e il 1557 con anche la consulenza di Andrea Palladio. Se qualcuno di voi è stato a Fratta, appunto la Villa Badoera è più o meno di quegli anni lì, 54-55. Faccio anche notare che quando Ippolito viene alla luce in questo palazzo aveva già vissuto pagine di storia importanti. Ad esempio, il 5 luglio del 1708, l'ultimo duca di Mantova, quindi Ferdinando Carlo di Gonzaga Never, muore nel palazzo Mocenigo Guerini, per essere sepolto poi a San Francesco. Quindi l'ultimo duca gonzaghiano di Mantova, sappiamo che Gonzaga aveva iniziato ad avere problemi già con la famosa guerra del Monferrato, dentro la guerra dei 30 anni, di cui parla Manzoni poi, fra l'altro, quella dei Lanzichenecchi e della peste. Quindi un palazzo storico, una famiglia storica. E si sottolineava anche l'importanza del liceo scientifico dedicato a Nievo. Anche qua il palazzo è un palazzo storico, il palazzo Cusumani Cumano in Scalona, la data di fondazione è il 1923, quindi ci avviciniamo al secolo di vita. E vorrei ricordare che questo è un palazzo che era stato sede del convitto rabbinico della comunità ebraica di Padova e poi la scuola elementare dedicata a un grande filosofo, Sperone Speroni. Stiamo avvicinando anche all'anniversario della fondazione dell'università, una delle grandi figure della cultura accademica cinquecentesca. Questi sono i luoghi padovani di Nievo. E la famiglia Nievo è un primo spunto per il romanzo. Si può dire che quando Ippolito vede la luce, già comincia a vivere delle cose che lui trasporterà nel romanzo. Ad esempio, il fatto che i genitori, lo si vede chiaramente, erano anaffettivi. Non c'era un rapporto, era abbastanza comune nelle famiglie di un tempo. Il padre, Antonio Nievo, era magistrato, classe 1802, morirà nel 84, quindi sopravviverà parecchio al figlio. La madre, che appunto è figlia della contessa Ippolita di Colloredo Mens, è lei che è la titolare del feudo friulano, e del patrizio veneziano Carlo Marin, notate quindi la figura di Carlo Carlino è ripresa un po' dal nonno, e appunto veniva sempre questi due elementi. Faccio anche notare che le confessioni partono dalla caduta di Venezia e l'ultimo doge di Venezia è il famoso doge Manin, quello della villa Manin di Passariano, dove si firma il trattato di Capoformido. Nella mentalità dei veneziani, quando fu eletto Manin, qualcuno disse: se sta eletto un furlano, la Repubblica si è morta. E un altro proverbio che circolava, dicevano, è il doge Manin dal cuore piccinin, perché non aveva il carisma, la tempra, insomma, questi sempre i rapporti difficili tra la dominante e le varie parti della Repubblica. Ippolito è il primogenito. Seguono Luigi, che nasce nel 33 ma muore prematuramente, cosa abbastanza comune purtroppo un tempo, Carlo, c'è un altro Carlo che nasce nel 35, Alessandro nel 39, in mezzo c'è anche una sorella, Elisa Nievo, che nasce nel 1837. Allora, vi dicevo, genitori anaffettivi, genitori poco presenti. Sicuramente Carlo Marin, il nonno di Ippolito da parte di mamma, è un po' il prototipo di Carlo Altoviti, questo Carlo Marin che aveva storia familiare complicatissima, perché era stato figlio di Girolamo Marin Podestà di Mucia, ci troviamo in territorio istriano, nelle terre d'Amar, di Chiara Bragadin, educazione dei padri somaschi, studio
dei poeti latini, dei traduttori come Giovanni Ippolito Pindemonte, studioso dell'illuminismo di Montesquieu, quindi lo spirito delle leggi, di Filangieri, grande illuminista un po' dimenticato della scuola napoletana. Ecco, è interessante notare che questo Carlo Marin, nonno di Ippolito, era un poeta dilettante, poeta e uno scrittore dilettante, scrive anche alcuni saggi di storia dell'arte, si sposa la prima volta, poi resta vedovo e quindi poi risposa nuovamente nel 1808 Ippolita di Colloredo, appunto Colloredo di, proprio il feudo è quello di Colloredo di Montalbano, che si trova appunto in Friuli. Ecco, Carlo Marin, che è un funzionario della Repubblica Veneta, è uno di quei tanti personaggi che si travasano un po' da una dominazione all'altra. Questo non deve meravigliare, anche se può sembrare a volte essere un po', diciamo, voltacabana, passatemi l'espressione. Quando la Repubblica cade e poi c'è la parentesi napoleonica, non sparisce del tutto. Quando poi tornano gli austriaci, lo ritroviamo in moltissime cariche, il nonno. Castellano a Chioggia, tesoriere a Udine, segretario camerale a Verona, a Vicenza, a Ancona, a Ferrara, a Verona, e finisce poi, nei suoi giorni, in un luogo meraviglioso, che è Sabbioneta, città ideale dei Gonzaga, appunto nella bassa pianura mantovana verso Cremona. Quindi, genitori poco presenti, poco, diciamo, emotivamente coinvolti, il nonno materno come figura di riferimento. Un'altra figura importante è quella di Carlo Antonio Marin, quindi andando ancora più indietro, che è prototipo del conte Rinaldo della Fratta, altra figura centrale del romanzo. Questo era stato provveditore di Salò, e pensate un po' addirittura di Itaca, l'isola di Ulisse, ovviamente anche quelle terre veneziane. Era un autore di una storia civile e politica del commercio dei veneziani, pubblicata nel 1808. A un certo punto, nelle Confessioni, scrive Ippolito, da ultimo ripreso fra mano la famosa opera del conte Rinaldo, fra un mese ne sarà pubblicato il secondo fascicolo. Spero che se ne gioverà assai la patria e la letteratura e che gli studi critici sul commercio veneto, sulle istituzioni commerciali dei veneziani, serviranno di splendido documento alla storia della nostra patria. Ecco. Quindi le figure paterne e materne soprattutto, ma specialmente questo feudo di Colloredo di Montalbano, se vi capita di andare da quelle parti, andate a visitare quella zona, è meravigliosa. Siamo a metà strada tra Tricesimo e San Daniele del Friuli, località nota anche per ragioni di tipo gastronomico, una terra meravigliosa. Questo perché nel 1837, quindi quando Ippolito ha 6 anni, il padre viene trasferito alla prefettura di Udine, da Soave nel Veronese, dove era una, stata la sua ultima assegnazione. Quindi la famiglia, il feudo di famiglia, ma poi anche evidentemente le prime esperienze, come per ogni essere umano che si rispetti, le prime esperienze di Ippolito non sono esperienze intellettuali, ma sono esperienze affettive e amorose. A 10 anni, siamo nel 1841, quando prima convittore interno e poi esterno al seminario di Verona, quindi da Friuli si trasferisce a Verona, Sant'Anastasia, dove frequenta il ginnasio. Le cronache, ma le stesse pagelle di Nero, ci dicono che era il classico studente che è intelligente ma non si applica, mancante di disciplina, probabilmente non tanto per il fatto che fosse un ribelle quanto perché subiva, sentiva questo senso di solitudine. E difatti è interessante notare, lui lo ricorda spesso, che a trovarlo è il nonno, non il padre, è il nonno che va a trovarlo al ginnasio e va a consolarlo come ogni nonno mi si sospetti, mi verrebbe da dire. Alessandro Mievo, il nonno paterno, muore nel 1843, quando Ippolito sta studiando. E il padre di Ippolito,
diciamo, acquisisce per eredità un palazzo di famiglia Mantova, molto ricco, arredi, collezioni d'arte, ma anche una villa, la villa del Fossato di Rodigo. Questo è interessante perché il Fossato di Rodigo è, siamo nella zona dei famosi martiri del fiore, quindi vediamo che questo spirito risorgimentale è ben presente anche nei luoghi. Si iscrive al liceo di Gino, a Mantova, e lì conosce appunto la sua primo amore, che è Matilde Ferrari. Matilde Ferrari aveva un anno meno di lui, è del 1830, che conosce in un modo strano, perché per interposta persona praticamente è compagno di classe di Attilio Magri, che era innamorato di una certa Orsola Ferrari, pittrice abbastanza nota, che era la cognata di Carlo Poma, che sarà proprio uno dei martiri di Belfiore, che era la sorella di questa Matilde. Quindi per interposta persona, grazie a questo compagno di classe, conosce Matilde Ferrari. Siamo, ripeto, nel 1843. Di Ippolito noi troviamo le prime tracce, diciamo, politiche nel 48, evidentemente. Però non a Padova, questo va detto, non c'entra nulla lui con le vicende. Però si è laureato. L'8 febbraio, certo, poi è tornato per laurearsi. Viene coinvolto nell'insurrezione di Mantova, appunto nel 48, e qualcuno gli suggerisce che forse è bene che cambi aria, questo succede spesso a molti patrioti. Evidentemente noi lo troviamo prima a Cremona, poi a Firenze, poi a Pisa, no, a proposito di Mazzini, c'è Pisa anche nella geografia di Nievo. Nell'agosto del 49, quindi avete appena parlato di Repubblica Romana, in quelle settimane così tragiche, partecipa ai moti di Livorno, guidati dal Guerrazzi, per ritornare poi di nuovo a Mantova nell'agosto del 50, diplomandosi a Cremona, non aveva ancora finito gli studi, iscrivendosi poi a giurisprudenza, a legge, a Pavia. Tra l'altro questa università di Pavia va un po' indagata, perché è proprio un ricettacolo di moltissimi patrioti che vanno lì a completare i loro studi, specialmente dopo le patrie battaglie. Nel 1850, dopo aver scritto la bellezza, ma questo è tipico dell'epoca, di 69 lettere a questa Matilde Ferrari, piene di tutta una serie di, ovviamente, elogi, strappalacrime, secondo i canoni di Rousseau e di Foscolo, l'amore finisce. E lì c'è un altro prototipo del romanzo, perché la protagonista femminile delle Confessioni è la famosissima Pisana, che non si chiama così perché di Pisa era il soprannome che l'ha stronato, è Matilde Ferrari. Nievo, quindi, giovane studente di legge, siamo negli anni 50, l'Italia non è ancora fatta, ci vuole il Conte di Cavour, ci vuole il decennio di preparazione, tutto quello che sappiamo, ci vuole la Crimea. Si mantiene scrivendo articoli per alcuni quotidiani lombardi, in particolare c'è un quotidiano che si chiama La Sferza, da testata, quindi molto polemico, di Brescia, al quale lui collabora, e nel frattempo appunto si iscrive, torna a Padova per iscriversi all'università. Quindi abbandona Pavia, torna a Padova, probabilmente perché ogni tanto lui studiava qui, ma tornava ai Friuli. Aveva sempre questa nostalgia per il luogo di origine, e anche lì collabora con l'Alchimista Friulano, giornale del Friuli, e nel 1854 per l'editrice, per l'editore Vendrame di Udine, pubblica la sua prima raccolta poetica. Quindi, come molti, parte dagli articoli, parte dal giornalismo, per poi passare alla poesia. Sono anni complessi, siamo nel 55-56, appunto il periodo della Crimea, il periodo della lunga gestazione della nostra unità. E quello è un momento in cui Ippolito non ha voglia di niente, non ha voglia di donne, perché ha avuto questa delusione amorosa profonda, non ha voglia di fare politica, perché dice che tanto non ne vale la pena, perché l'Austria avrà sempre qualcuno che riuscirà a farla resistere nelle sue posizioni, per cui si rifugia
nel feudo di Ippolito di Corinto, e lì comincia a meditare proprio nel 55 di scrivere un romanzo. È lì che nasce l'idea delle confessioni. Il 22 novembre del 1855, in questo momento di scoramento, arriva però un momento fortunato, cioè un momento felice per la laurea. Si laurea appunto a Padova, frequenta lo studio di un notaio cittadino, come tirocinante. Il notaio si chiamava Francesco Tamassia. È un'esperienza che dura qualche mese. Perché Lievo abbandona questa volta definitivamente Padova? Perché lavorare in uno studio notarile nel 1855, come potete capire, voleva dire essere sottomessi in toto alla volontà dell'occupante. Quindi lui si rifiuta di fare una vita nella quale non credeva. È così che raggiunge Milano. Lì è la grande Milano. È la Milano del salotto di Clara Maffei, è la Milano di Carlo Cattaneo, è la Milano dove Giuseppe Verdi ovviamente scotta dal Nabucco in avanti e comincia a maturare un po' una volta questo afflato risorgimentale. Notiamo che nel 56, quando lui arriva a Milano, il primo giornale per cui scrive è un settimanale che ha un titolo importante, è Il Caffè, non è più quello dei Fratelli Verdi ovviamente, però una riedizione della grande testata illuminista, se non che viene processato, viene denunciato e processato perché scrive un racconto intitolato L'Avvocatino, che viene accusato di vilipendio nei confronti della polizia asburgica. E dicevamo appunto Clara Maffei, frequenta il salotto della Maffei, e fra l'altro a Milano si rifà anche sentimentalmente, perché ha una relazione con Vice Beatrice Melzi de Ril, altra famiglia importante nelle vicende politiche, almeno del nord, diciamo, del primo 800. C'era un problemino con Beatrice Melzi de Ril, cioè era la moglie di suo cugino, Carlo Gomi. Melzi de Ril è importante perché lei è la destinataria di gran parte delle sue lettere garibaldine. Quindi se le lettere alla Ferrari erano lettere più giovanili, più caratterizzate dalla smanceria di fondo, se vogliamo, queste sono lettere più, cioè una relazione certamente amorosa, ma anche un affatto politico importante. Siamo ormai arrivati al 57, a Milano lui ritorna a Colloredo, ormai sta completando questo romanzo, lo diremo tra un attimo, non è per niente breve, sono molto estese, ma arriva il 59, arriva lo scoppio della seconda guerra di indipendenza e si arruola volontario nei cacciatori delle Alpi, anche questo mi fa piacere ricordarlo. Vorrei far notare una cosa, i tre fratelli Nievo, quindi Carlo, Alessandro e Ippolito, fanno tutti e tre la seconda guerra di indipendenza. Ma mentre Carlo e Alessandro si arruolano nell'armata sarda, quindi hanno sentimenti, diciamo, filo sabaudi, Nievo, per Ippolito, è al numero, per l'esattezza, 690 dell'elenco dei 1000. Quindi una figura importante, è con Nino Bixio, è con Abba, si imbarca sul Lombardo, quindi una delle imbarcazioni che partono dal Monte di Quarto. Tra l'altro la sua vicinanza a Bixio la si vede subito, perché Bixio, che non era, lo sappiamo, un temperamento facile, un caratterino, gli affida subito delle mansioni di responsabilità. Sbarca a Marsala, combatte nella battaglia di Cantafibi, la grande battaglia del 15 maggio del 60, e fra l'altro, curiosità, anche questa lembinarese, viene nominato colonnello intendente di prima classe affiancato al generale Acerbi. Allora, il generale Giovanni Acerbi è il generale che poi verrà eletto deputato nel collegio di Lendinara, che si affaccia con Alberto Mario Garibaldi proprio dal balcone di Cadolfin. Quindi è un, era, se non ricordo male, era di Castel Goffredo, era un lombardo Acerbi. A un certo punto, e lui le scrive molto bene nelle lettere a Vince, le descrizioni della guerra, Marsala, squallore e paura. Il 15 avanzando verso Calatafimi incontrammo schierate battaglia sopra
tre falde successive di montagna, quattro battaglioni di fanteria napoletana ed uno di bersaglieri. Noi 1000 assalimmo il generale alla testa, senza posa e senza prudenza. E poi quando racconta il 24 giugno del 60 del suo, diciamo, del suo ingresso a Palermo, dice: io ero vestito come quando partì da Milano, mostravo fuori dei calzoni quello che comunemente non si osa mostrare mai in pubblico, portavo addosso uno schioppettone che consumava quattro capsule per tirare un colpo. Per compenso avevo un pane infilato nella baionetta, un bel fiore di aloe sul cappello e una magnifica coperta da letto, insomma, situazione spartana della guerra. Perché Nievo muore? Muore perché a un certo punto viene nominato intendente generale dell'esercito meridionale. Quindi la parte logistica, la parte amministrativa, la parte anche di tesoriere, gli viene affidata, e insieme al capitano Maiorini, al capitano Salviati, al segretario Fontana e a Pietro Lullo, anche lui letterario, è incaricato di riportare da Palermo a Napoli le casse con le carte contabili delle spedizioni di Lullo. È il 23 febbraio del 61 quando lui parte da Palermo per Napoli, ovviamente era una tappa a Napoli, doveva proseguire per Genova e per Torino per fare il rendiconto finale, e a un certo punto scrive a Nietzsche delle parole che suonano un po' sinistre. Dicono che l'inferno è tutto selciato di buone intenzioni. Io non lo credo, perché vi ha tanta copia, cioè abbondanza di cattive e orribili azioni nel mondo, tanta abbondanza di assassini, imposture e tradimenti, che non rimarrà posto laggiù per un pavimento di mezzo carattere. Quando mai la provvidenza mi ha stampato così scioccamente schiavo del dovere, meno male che giovedì o la più lunga domenica questa vitaccia sarà finita. Insomma, in effetti, qua ovviamente i complottisti si sono scatenati, perché insomma, presagio di morte che ha in queste lettere effettivamente terminano con quel naufragio, e la nave a vapore Ercole naufraga tra il 4 e il 5 marzo del 61, come potete intuire non esiste una tomba di Ippolito Nievo, perché il cadavere suo e degli altri componenti di quella spedizione non sono mai stati ritrovati. Vorrei far notare che la fondazione Nievo si chiama Ippolito e Stanislao Nievo. Chi è Stanislao Nievo? È un discendente, classe 1928, nato a mancare nel 2006, è stato un discreto romanziere, e nel 1974 ha scritto un romanzo che si chiama Il prato in fondo al mare, Stanislao Nievo, in cui lui stesso, quindi anche autorizzato dal resto della famiglia, però lui specifica che è un romanzo e non un libro di storia, adombra che forse potrebbe anche esserci un complotto internazionale dietro la morte di Ippolito. Io ve lo do come dato, perché è chiaro che, come sempre, la storia si fa con le fonti e non con le suggestioni. Questa è la vita, breve ma intensa, ricca di suggestioni, ricca di pathos. Nievo non ha scritto solo le confessioni, ha scritto moltissimo per aver avuto 30 anni di vita. Ha scritto lirica, una prima raccolta di versi del 51, con due volumi ispirati a Dante, a Foscolo, a Leopardi, ovviamente a Parini, un po' popolare, un po' civile. Ha scritto un canzoniere, citazione veramente petrarchesca, intitolato Le Nucciole. Ha scritto, vorrei ricordare, delle tragedie, il Capuano, lo Spartaco, delle commedie, l'Emanuele, dedicato a Emanuele Ottolenghi, che ha scritto anche un dramma, che sarebbe bello ripescare e rappresentare, che si intitola Gli ultimi anni di Galileo Galilei, che verrà anche rappresentato a Padova il 6 aprile 1954. Dalla compagnia teatrale Dondini. Poi scrive Studi sulla poesia popolare e civile, 6 puntate sull'alchimista friulano, quindi fa il critico letterario, fa il traduttore. Poi scrive un sacco di novelle. Il novelliere campagnolo, è stato ripubblicato da Einaudi nel 1956, questo è ispirato al modello dei Roman Champestre di George Sand, ambientati nel Berry, il ciclo del contadino Carlone, il milione del bifolco, appunto l'avvocatino, questi sono
belle che se voi andate a leggerle sembrano quasi il Vendan Padano di Verga. Cioè c'è questo racconto insomma di questi contadini un po' abbandonati, anche rassegnati di malavoglia, no? Un po' alla loro esistenza. E ancora il Varmo, l'abbazia del Segrino, questo ambientato nell'Alta Brianza, la Santa di Arra. Ci sono anche poi dei romanzi interessantissimi. Uno si chiama L'antiafrodisiaco per l'amor platonico. Questo è un romanzo che lui scrive contro la Ferrari. Quindi dopo aver scritto decine e decine di lettere, scrive un romanzo che è stato pensato e pubblicato solo nel 1956, dicendo, definendo la Ferrari, quando si parla degli ex non si parla mai degli ex, una scipita ragazza che rideva molto e parlava poco, perché è molto più facile con le labbra fare smorfie che bei discorsi, ipocrita che nascondeva sotto le spoglie del vergine affetto quei codardi istinti che il tartufo di Molière nascondeva sotto la tonaca del gesuita, quindi certamente non ci va leggero. Ancora romanzi storici, L'angelo di bontà, Il conte pecoraio, gli scritti politici su Venezia, c'è anche un diario della spedizione dei Mille, ci sono le lettere garibaldine. Poi c'è un, ci sono due romanzi che sono interessantissimi, e qualcuno li ha chiamati due romanzi fantascientifici. In particolare c'è un testo che si chiama Storia filosofica dei secoli futuri, in cui Nievo, 1860, immagina la storia del mondo dalla sua epoca al 2222. Allora, se noi leggiamo i titoli dei capitoli, sono incredibili. Dice l'unificazione italiana, lo scalo del canale di Suez, la colonizzazione dell'Egitto, la fine del potere temporale dei papi, la guerra franco-tedesca, la legislazione della cultura, la nascita dell'Unione Europea. Cioè, ha descritto queste cose, è incredibile. La diffusione dei narcotici, fa tutta una tirata contro l'uso delle sostanze stupefacenti, l'alienazione dell'uomo contemporaneo. Per finire, uno degli ultimi capitoli, pensando alla tecnologia, lo intitola Gli omuncoli uomini di seconda mano, esseri ausiliari. Fa una tirata contro la tecnologia che dice in futuro sostituirà l'uomo. È incredibile, se lo trovate leggete un romanzo. Poi scrive un umoristico con un altro che si chiama Il barone di Nicastro, titolo evocativo, barone rampante, Calvino lo prenderà il titolo da quest'opera, che sono estremamente interessanti. Quindi una produzione enorme. Diciamo qualcosa sul romanzo adesso. Un romanzo che vorrei ricordare ha avuto una larga fortuna, poi oggi non abbiamo il tempo di vederle, ma se andate su YouTube le trovate le registrazioni. Perché? Perché nel 1960, proprio in previsione dell'anniversario dell'Unità d'Italia e dello stesso Nievo, la RAI fece quelle che oggi si chiamano fiction, che allora si chiamavano sceneggiati, la Pisana, forse qualcuno lo ricorda, il regista si chiamava Giacomo Vaccari, sono sei puntate che andarono in onda dal 23 ottobre al 27 novembre del 60, su sceneggiatura di Aldo Nicolai, con un documentario sulla vita di Nievo fatto da Nelo Risi, insieme a Folco Ruinici, uno dei più grandi documentaristi. Nella parte di Carlino Giulio Bosetti abbiamo Umberto Orsini, abbiamo Enrico Maria Salerno nella parte di Napoleone, ma abbiamo soprattutto la pisana Lidia Alfonsi, attrice bellissima, classe 1928, se non ho visto male dovrebbe essere ancora vivente, fra l'altro, che sarà molto chiacchierata e quindi i giornali di gossip si scateneranno perché avrà una relazione con il regista Vaccari durante lo sceneggiato, e poi perché a un certo punto c'è una scena che a noi oggi farebbe sorridere con i nostri canoni, che fu considerata troppo osè, in verità era poco più che un bacio molto, molto massicciato, proprio con Bosetti. Ecco, se lo cercate ci sono degli spezzoni su YouTube. Spiace che ho controllato la RAI, non abbia ancora fatto il cofanetto, sarebbe bello perché era veramente sceneggiato con grandissime firme. Le confessioni. Confessioni che non si chiamano confessioni in italiano, ma si chiamano confessioni di un uomo quadragenario. Il romanzo viene steso tra il dicembre del 56 e 58, ma non viene pubblicato. Perché non viene pubblicato? E qui
quindi gli editori fanno fatica a recepire le indicazioni di Mini, ma poi perché censura. Come fai a parlare di questi temi in questo momento? Tanto che qualcuno ha adombrato nel corso dei decenni successivi che ma confessioni italiane di Nievo forse non sono sue, sono state ritoccate. Non è così, perché nel 1931, centenario della nascita, la famiglia Nievo ha donato alla biblioteca comunale di Mantova, come diceva il manoscritto, quindi possiamo darlo diciamo, a legge. La pubblicazione avviene nel 1867 da un grande editore fiorentino, che è Le Monnier, storica casa editrice. Ma chi è che cura l'edizione e inventa il titolo? Perché di fatto Nievo non aveva scritto il titolo in questo modo. È Erminia Fuano, rodicina, grande poetessa e scrittrice, moglie di Arnaldo Fusinato. Insomma, quindi altra grandissima figura della letteratura e del risorgimento veneto. La Fusinato mette effettivamente un po' le mani sul testo, ma perché semplicemente lei pensava che fosse incompiuto. Com'è la struttura di questo romanzo? Sono 23 capitoli, quindi molto lungo, con un prologo che anticipa uno dei capitoli, con una prima parte che descrive le memorie dall'ansia regime alle rivoluzioni e la seconda più di fatti storici. Mi soffermo un attimo sul titolo, sulla parola confessione, che qua non è evidentemente intesa in senso religioso. Qua vorrei citare una grande filosofa del Novecento spagnola, che è Maria Zambrano. Nel 1943 scrive la confessione genere letterario in metodo, la confessione come genere letterario. La confessione, dice, è un genere di scrittura a metà strada tra la letteratura e la filosofia, che nasce quando la verità e la vita non vanno più d'accordo. La sua origine c'è una lotta con se stessi, la coscienza di dover dare la massima azione alla parola per far posto a una realtà che rischia di asfissiare. Alcuni riferimenti coltissimi, ovviamente il primo riferimento è la confessione di Sant'Agostino. Le confessioni di Sant'Agostino sono la storia, la sappiamo, di un santo, il padre della Chiesa, nato peccatore, e che racconta la sua conversione, la sua anche adesione giovanile a molte di quelle eresie, no? Che poi sarà lui stesso combatterà, come confessione degli errori, professione di fede e celebrazione della gloria di Dio, scritto tra il 397 e il 400. Ma un altro esempio di confessione è il De Secreto Conflictum Curarum Mearum, il famoso secreto di Petrarca, e fra l'altro era, non dimentichiamolo, anche canonico della cattedrale di Padova, scritto tra il 1347 e il 1353, un'autobiografia che Petrarca scrive in anni durissimi. Sono gli anni della peste nera, sono gli anni nella quale anche lui perde affetti, fra l'altro nella corte papale di Avignone, che si rifanno a sua volta ad altri titoli della filosofia antica, al De tranquillitate animi di Seneca, al De consolazione filosofia di Severino Boezio, insomma, a straordinari classici. E poi questo mondo, a volte tremano veramente le vene e porsi a vedere che retroterra culturale avevano questi personaggi. Oggi noi che siamo così semplicistici nella nostra cultura, insomma, abbiamo tante canali di informazione, ma non è mai, diciamo, una cultura così profonda e approfondita come quella che avevano i nostri antenati, deriva da questo. Ma non dimentichiamo anche, questi sono precedenti antichi, romani oppure, vi dicevo, medievali, che Nievo è figlio del romanticismo, ma è figlio anche di tutta quella tradizione che parte dai viaggi in Italia, che parte dalla tradizione del Bildungs Roman, del romanzo di formazione. Dall'infanzia all'adolescenza si arriva all'età adulta tramite l'immaturità, l'inesperienza, le prove della vita, le indecisioni, gli errori, gli incontri sbagliati, con un racconto che, ripeto, è in prima persona, con fatti che sono veri, dedicati maggiormente alle prime volte, non solo quelle sessuali, ma alle prime volte di qualsiasi incontro. Il problema è che
Le confessioni dell'italiano non sono, ripeto, solo un'autobiografia, non sono solo il romanzo di formazione di Nero, ma è un romanzo di formazione dell'Italia, in un momento in cui moltissimi, appunto, romanzieri adotteranno questo schema. Il romanzo d'amore, il romanzo d'avventura, il romanzo sociale sono un po' figli di questo. Nievo è proprio, tornando a quello che citavo all'inizio, sta proprio lì a smentire le parole di Madame de Staël, o meglio a rivedere l'impostazione letteraria italiana. Ha un linguaggio intermedio, ha un plurilinguismo. Nievo non è uno, nonostante la cultura, che lesina parole in dialetto, sia veneto che lombardo, mantovano, ma anche citazioni meravigliose. Addio verdi campagne piene di erranti sentieri e bellezze infinite, scrive quando abbandona la terra natia, e dell'addio monti, ovviamente, di Manzoni. È un tono ironico, è un carattere esemplare, cioè la formazione di un buon cittadino è la formazione di una persona. La storia di un patriota che diventa emblema di questa conoscenza e di questa coscienza nazionale. E notare però che nelle confessioni molti sono i luoghi frequentati. A un certo punto compare anche il sud. E Nievo qua risente moltissimo, questo è un aspetto che secondo me è stato sempre poco analizzato, dell'influsso di Carlo Cattaneo. Perché patriota sì, però con un'attenzione a quelle specificità nazionali e locali che da mettere in evidenza. Dopodiché Nievo, e qua mi piace dirlo visto che il mazzinianesimo aveva una dimensione religiosa, ha un fortissimo senso religioso, un'ispirazione etica, un senso del dovere che accompagna il sacrificio e la vita. Qual è la trama del romanzo? Appunto abbiamo Carlo Altoviti. Carlo Altoviti è nato nel 1775. Io nacqui veneziano ai 18 ottobre 1775, giorno dell'Evangelista Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Citazione manzoniana, citazione veneziana, ma implicitamente citazione padovana. Nacqui giorno dell'Evangelista San Luca, sepolto a Santa Giustina, non va dimenticato. Quindi non cita Padova, ma la cita in maniera indiretta. E chi è Carlo Altoviti? Che nasce nel 75, quindi un anno prima della rivoluzione americana, e muore nel 59. È orfano di madre, è qua la citazione dei genitori poco presenti, è adottato da questi zii, signori di un castello, di questo castello della Fratta, che è un feudo, perché esattamente ha una concezione economica dei rapporti sociali assolutamente medievale, da cui non riceve attenzione. L'attenzione la riceve da Martino, che è un vecchio domestico, quindi le classi sociali inferiori, e intreccia queste situazioni partendo appunto dal castello di Fratta. Se voi andate, esiste ancora, oggi è poco più che un'azienda agricola, si è trasformato vicino a Fossalta di Porto Guaro, con la moltitudine dei fumaioli e con la cucina e il focolare, i monumenti più solenni che abbiano mai gravato la superficie della terra. L'esaltazione della civiltà contadina come monumento. E questo castello della Fratta è veramente tortuoso. La lettura della confessione non è facile, perché sono numerosi personaggi che si rincorrono. C'è il conte della Fratta, c'è il cancelliere, c'è il fratello che è un religioso, il signor Orlando, che come spesso succede qua è l'alter ego maschile della monaca di Monza, non voleva fare la carriera religiosa. C'è il capitano Sandracca, comandante delle milizie, c'è Martino, servitore del padre del conte, c'è il Pievano, c'è la contessa Madagelo, c'è la vecchia e paralitica madre, ma ci sono soprattutto in questo ambiente un po' così appunto ziano, un po' perso, ci sono appunto Carlino, nipote del conte, allevato, sentite cosa va a citare fuori Nievo, dopo che i genitori naturali lo avevano abbandonato in una cesta davanti al castello. Allora, il fatto di esporre i bimbi orfani era tipico il tempo. Ma la cesta, la citazione biblica, è Mosè che viene abbandonato in una cesta, no? Addirittura. E poi ci sono Clara e Pisana.
che sono le due figlie del conte, una molto malinconica, devota, l'altra molto esuberante, requieta, passionale. La Pisana, molti letterati la chiamano l'alter ego di Lucia, che se Lucia Mondella è la timorata di Dio che alla fine riesce a sposarsi, dice: ma come faccio io a sposarmi se alla fine poi si sposi? Perché io ho fatto il voto che se fossi stata liberata dalle ninfe del Nato mi sarei consacrata a Dio. Allora arriva Fra Cristoforo e tutto si risolve. Però lei invece no. Faccio notare che alcuni anni fa alcuni storici locali della zona proprio di Udine hanno scoperto in un cimitero della zona le tombe. Le tombe, c'è un certo Carlo, c'è una certa Clara, quindi Ippolito ha preso a riferimento questa storia, insomma. Nel secondo e nel terzo capitolo inizia l'innamoramento, dopo aver descritto il luogo, Carlino rievoca l'infanzia, ospite poco gradito in questo ambiente conservatore, non mangiava nella sala da pranzo con i castellani, ma mangiava in cucina con i servi e comincia a fare i giochi, le passeggiate con la Pisana, mentre Clara viene corteggiata da molti, compreso Lucilio Vianello, figlio di un medico di Fossalta. A un certo punto, da una marachella, viene rinchiusa in una tovaglia, la Pisana va e lo bacia. Il primo bacio, il primo innamoramento. La Pisana era una bimba vispa, irrequieta, spermalosetta, dai begli occhioni castani, dai lunghissimi capelli, che a 3 anni conosceva già certe sue arti da donnetta per invaghir di sé, e avrebbe dato ragione a coloro che sostengono le donne non essere mai bambine, ma nascere donne belle fatte col germe in corpo di tutti i vezzi e di tutte le malizie possibili. Un po' di maschilismo, ovviamente. Però questa civettuola sensuale, frivola, ma anche coraggiosa, quindi un po' angelo e demone, insomma. A un certo punto il romanzo continua, incominciano ad esserci delle ostilità politiche all'interno del castello, tra il cappellano della fratta e il castellano di Venchieredo, che è un feudo vicino. Arriva un ordine direttamente da Venezia di arrestare quest'ultimo, c'è un assalto al castello, indice che questo antico regime sta finendo, il ponte levatoio viene abbattuto, Clara viene lasciata fuori e si perde. Carlo cerca di andare a raggiungerla, la ritrova e la riporta al castello mentre gli assedianti vengono messi. Dal capitolo sesto al capitolo decimo assistiamo al trasferimento di Carlino Aldoviti da Portogruaro a Venezia, ma sono le inquiete giornate appunto della fine della Repubblica. Almorò Frumiero, cognato del conte, decide di lasciare Portogruaro per Venezia. E Clara si invadisce dell'altro ragazzo, che è Lucilio, quindi Carlino resta un po' messo in disparte, e pauroso di questa situazione decide di lasciare anche lui il feudo e di andare a Padova a studiare medicina, la stessa cosa che gli era successa a Ferrari, a Anievo. Clara viene spinta dai genitori a stringere il matrimonio con Raimondo, figlio del signore Venchieredo, quindi del feudatario vicino. Rifiuta però tutte le proposte di matrimonio e decide di farsi monaca. Clara, una ragazza più, diciamo, timorata di Dio, diciamo così. La madre, capito che la motivazione era l'amore per Lucilio, decide di trasferirsi a Venezia, mentre Lucilio, appunto, si dedica agli studi. Carlino ritorna alla fatta per sostituire il cancelliere del conte che è morto. Clara si ritrova in convento, Pisana viene chiamata dalla madre, e lì a un certo punto c'è un sommosso popolare, è l'indicazione dell'arrivo delle truppe francesi. A un certo punto Carlino Aldoviti chiede udienza personalmente al generale, allora generale ancora Bonaparte, per protestare, dicendo che non sono questi i modi di agire. Segue però una lettera della contessa che lo richiama a Venezia. È il 2 aprile del 1797, quando ormai la Repubblica sta finendo, che viene riconosciuto come figlio legittimo, e Carlo entra a far parte del maggior consiglio come patrizio votante. Carlino Aldoviti è
uno dei protagonisti della fine della Repubblica. Voi sapete che i venetisti dicono che tecnicamente, dal punto di vista giuridico, il doge diede le dimissioni di lui senza un numero legale. Se non che quando poi la Repubblica ormai ha preso, sta finendo insomma i suoi giorni, passa nel fronte francese. Quindi Carlo Dovitti, anche lui un po' come il nonno, decide di diventare il primo segretario della Repubblica Giacobina veneziana, in quel brevissimo momento in cui Venezia è ancora autonoma prima di essere venduta all'Austria. Ma arriva appunto il trattato di Capoformio e il padre di Carlino decide di andare in Oriente, lasciando Carlino presso la famiglia Apostolos, famiglia di origine greca, con discreto capitale. Un giorno arriva a casa sua la Pisana, che dice: sono stanca di mio marito, voglio vivere con te, e lì inizia un po' le peripezie dei due personaggi. Parte per Milano. Nel frattempo c'è un passaggio per Padova, dove Aglaura, la figlia degli Apostolos, dice, si rivela l'ammissione in cerca del suo pretendente sposo per fuggire a rischio di un incesto, travestita da marinaio. Si recano a Milano, assistono alla nascita della Repubblica Cisalpina e Carlino viene nominato ufficiale della legione del comandante Carafa per liberare Napoli, quindi Venezia, Milano. A Milano viene poi a scoprire che Aglaura è la sua sorella, quindi c'è stato un problema di riconoscimento, quindi c'è un senso di confusione maggiore, e quindi Spiro e Aglaura, non essendo fratelli, potranno coronare il loro sogno. A Napoli arriva e scopre che il suo comandante, cioè Carfa, convive con la Pisana, per fare un dispetto del cugino. Dopo che il giovane prova la sua innocenza, torna a vivere con lui come una sorella. Quando abbiamo il tempo di leggerla, c'è una ricostruzione dell'agonia di Venezia, proprio delle ore finali, all'interno del capitolo undicesimo, in cui forse Nero ha raccontato nella maniera più forte e più densa, diciamo, quelle ore. I capitoli successivi, che sono ambientati durante la campagna d'Egitto di Napoleone, Carlino lo troviamo dapprima a seguire la legione di Carafa, facendo strage di turchi e albanesi in Puglia, trovando infine il padre, ferito, prigioniero, che gli muore tra le braccia. Si rifugia a Genova, vedete che è un giro d'Italia, confessione italiana appunto, quindi mette assieme tutti i territori. Con Pisana e Lucilio viene soccorso dal mugnaio della Fratta, che nel frattempo aveva fatto carriera. Il mugnaio del castello diventa colonnello, quindi anche questa elevazione sociale. Diventa prefetto di finanza a Bologna dopo la vittoria di Marengo del giugno del 1800, e poi torna a Milano e vi resta fino alla battaglia di Austerlitz. Va a Venezia, si sposa per volere della Pisana con Aquilina, la sorella di Bruto, ed è un Roveroni ed è marito esemplare fino al 1820. Quindi abbiamo un salto dagli episodi dell'epoca napoleonica, si arriva direttamente al 1820, quindi c'è una bellissima parte delle confessioni che è dedicata proprio al racconto della carboneria. Fra l'altro faccio notare che domenica Fratta sono stati presentati gli atti di un convegno internazionale sulla carboneria, in cui c'è un saggio della professoressa Zambon dell'Università di Padova, cui analizza proprio le pagine carbonare delle confessioni. Sono i morti contro re Ferdinando, Carlino viene ferito, viene fatto prigioniero, in carcere purtroppo perde la vista, liberato grazie alla Pisana, decide di andare in esilio a Londra. Quindi Carlino Aldovitti va in esilio a Londra, esattamente come poi succederà a Mazzini. Si mette un po' a mendicare, in un certo senso, come anche la Pisana, incontra Lucilio, che nel frattempo è divenuto medico, Carlo riacquista la vista, e c'è un po' di miracolo, insomma, pur essendo in ambito laico. La Pisana si ammala e muore come nelle migliori tradizioni
tradizione, insomma, ovviamente grandi, grandi dell'Ottocento, insomma, la traviata in avanti. Tornato in famiglia a Venezia, a Carlo muore il figlio Donato, che muore delle vicende dei moti romagnoli, e anche Lucilio e Spiro muoiono, a proposito di pandemie, muoiono di colera, perché insomma, questa era una delle, diciamo, una delle malattie, dei morbi che colpiva di più. Le confessioni finiscono con il racconto del 48, perché allo scoppio del 48 Carlino viene nominato colonnello, il figlio Giulio, dopo aver combattuto nella difesa di Roma, va a finire in Argentina e muore in Argentina, quindi indirettamente una citazione di Garibaldi e dell'esperienza, diciamo, dei due mondi. Carlino, ormai ottuagenario, che è proprio un personaggio protagonista del 65, rimane con i figli ed i nipoti, contento di aver vissuto e contento di morire. Ecco, prima di lasciare spazio eventualmente a qualche domanda, ecco, vi leggo proprio in velocità due passi, perché secondo me sono di una meraviglia enorme. Vi leggo appunto un passaggio del capitolo undicesimo sull'avanzata di Napoleone, e poi vi leggo l'esplicito, quindi la fine del romanzo. La fondazione Ippolito Stanislao è molto attiva, se voi cercate su internet trovate moltissime informazioni. Intanto le cose d'Italia si stravolgevano sempre più. Già da più che sei mesi Modena, Bologna e Ferrara avevano dato l'esempio di una servile imitazione Francia dietro l'eccitamento francese. Avevano improvvisato come una bolla di sapone la Repubblica Cispadana. Carlo Emanuele succedeva a Vittorio Amedeo nel Regno di Sardegna, già occupato e ridotto in provincia militare francese. Tutta Italia si insudiciava ai ginocchi dietro le orme trionfali di Bonaparte, ed egli ingannava questi e sbeffeggiava quelli con alleanze, con lusinghe e con mezzi termini. Viene in mente Foscolo, no? Come sapete, prima loda Bonaparte liberatore, poi ne dirà peste corna. Gli stati veneziani di terraferma, da lui assolutamente stuzzicati, si levavano rumore contro lo stendardo del leone. Sorgevano dappertutto alberi della libertà, ed egli solo sapeva con quanta radice. Poi tralascio, a un certo punto racconta appunto la fine della Repubblica. Dice: io per me fui degli illusi e me ne pento e me ne dolgo. O terribile insegnamento, ripudiare e schernire le virtù antiche senza prima essersi ricinti il cuore con le nuove, implorare la libertà col lievito della servitù già gonfio nell'animo. Ci sono dei diritti che sol meritati possono chiamarsi tali. La libertà non si domanda, ma si vuole. A chi la domanda più mente è giusto rispondere con lo sputo, che Bonaparte aveva ragione e Venezia torto. Soltanto anche un eroe che ha ragione può essere codardo nei modi di farsi. Il Partito Democratico, che allora poteva chiamarsi delle infatti francese, non predominava forse a Venezia per numero, sebbene per gagliardia d'animo, per forza d'azione, soprattutto per potenza d'aiuti. I contrari non formavano un partito, ma un volume inerte di viltà e di impotenza, e dalla grandezza non riceveva alcun accrescimento di forza. I nervi ubbidiscono all'anima, le braccia all'idea, e dove non vi sono né idee né anima, o intorpidisce l'etargo o la vita stultizza. I perrucconi veneziani erano il primo caso. La legazione francese, non il Senato, né il Collegio dei Savi governava allora. Essa, sotto l'occhio stesso e a marcio dispetto dell'Inquisizione, preparava i figli della trama che doveva precipitare dal trono la sfibrata aristocrazia, e buona parte della gente di lettere e di garbo le dava mano in cotali. Sentite il tono, insomma, è veramente, l'italiano dell'Ottocento, che è complesso, ma veramente un romanzo da leggere e da riscoprire. Chiudo proprio con la chiusura delle confessioni, che invece è più personale, è più legata appunto alla figura della Pisana, da lui perduta, che dice così: o primo ed unico amore della mia vita, o mia Pisana, tu pensi ancora, tu palpiti, respiri in me e intorno a me. Io ti veggo quando tramonta il sole, vestita del tuo purpureo manto d'eroina, scomparire fra le fiamme dell'Occidente.
una folgore di luce della tua fronte purificata lascia un lungo solco per l'aria, quasi a disegnarmi il cammino. Ti intravedo, azzurrina e compassionevole al raggio morente della luna, ti parlo come a donna viva e spirante nelle ore meridiane del giorno. Oh, tu sei ancora con me, tu sarai sempre con me, perché la tua morte ebbe afflatto, ha fatto la sembianza di un sublime ridestarsi a vita più alta e serena. Sperammo ed amammo insieme. Insieme dovremo trovarci là dove si raccolgono gli amori dell'umanità passata e le speranze della futura. Senza di te che sarei mai io? Per te solo, divina, il cuore dimentica ogni suo affanno e una dolce malinconia suscitata dalla speranza somente. L'amore, tra l'altro leggere queste lettere mi fa venire in mente la relazione che Cavour ebbe con la contessa Schiaffino Giustiniani, che è quella, pensate che alla fine pochi lo sanno, ma questa nobildonna amata da Cavour si suicidò per amore di Cavour, perché non era corrisposto, insomma, questo grande 800 che intorno a quanto dicevo all'inizio rispetto alle costruzioni fantasiose anche, passate l'aggettivo, cattive che ormai circolano, è parte del nostro DNA, è parte della nostra storia e quindi è bene conoscerlo, approfondirlo e anch'io, da quando ho approfondito questo romanzo, qualche passaggio delle confessioni lo riporto anche come fonte storica nelle mie lezioni di storia perché penso che meriti la considerazione che è giusto dare. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Marco, è proprio vero, infatti, no? Infatti questo romanzo, no? È importante proprio per gli avvenimenti storici di cui tratta, per la passione che ci mette lo scrittore nel raccontarli e quindi è una parte importante del nostro risorgimento. Ecco, io darei a voi la parola e nel frattempo però chiudo qui la registrazione e ringrazio e saluti quanti sono intervenuti da remoto. C'è qualche domanda, qualche curiosità?